Ehi, lacciarmi sono mezzo testa e benvenuti nell'ultimo episodio di Book of Demons, in cui andremo ad affrontare il nostro boss finale, l'arcidemone. Siamo arrivati ad aver fatto tutta questa strada, tutte queste scale, tutti questi livelli per arrivare a lui. Ne ho approfittato per spendere gli ultimi soldi e urune per migliorare Relic of Rage al terzo livello, che potrebbe servirci. E ho migliorato in realtà anche Frozen Flail, così tanto per non dovrebbe cambiare nulla. Il resto mi è tutto uguale? Sì, penso di sì. Ho migliorato questa 2 volte. E andiamo. Pronti? Via. Chi è? You've ventured deeper than anyone. All hope lies in you. Find the Archdemon's lair and slay him. Heavens give me strength and I will not fail you. What kind of unholy creation is this? Non lo so, devo attivarla. Per forza. Ok, mi sa che devo tirare giù tutti finché non si riempie il livello. Quando si riempie il livello posso passare alla parte successiva. Sì. Non ci sono cure però qua. Allora. Tutti morti? Ok, quello si è attivato, ma noi siamo senza vita. Allora aspetterei un attimo. Non so se c'è, non mi ricordo, non mi sembra di aver incontrato un pozzetto di vita qua sotto, no. No. Aspetterei di avere la vita di nuovo al massimo, grazie all'amuleto della vita. E prendiamo di là, perché mi sa che si dovrà ripetere più volte questo procedimento. Metto un attimo in pausa, tanto per non farvi perdere tempo. Mentre stavo ad aspettare, non mi era mai successa questa animazione, ma dopo un po', forse un minuto e passa, il tizio, il guerriero, si è messo a fare un'animazione nuova, si è messo a fischiettare. Anche se non è Natale. Sì, come prevedibile, c'è di nuovo lo stesso procedimento da affrontare. E anche qua non siamo forniti di nessun pozzo. Cioè, nessuna fontana di vita per recuperare. Allora, io nel dubbio faccio sempre tutto il giro perché non vorrei che si triggeri qualcosa. Ok. Qua saranno probabilmente velenosi. Oh, forse è meglio il fuoco purificatore. Eh no, infatti. Ho dovuto bere per forza perché qua. Ho usato la Death Rage purtroppo, avrei dovuto bere prima. Per evitare di finire questo pasticcio. Toglimi il veleno per piacere.
rimasto ancora uno? Sì. Adesso dovrei salire di livello purtroppo per riattivare la Death Rage. Ma così da dove sono apparsi? Spore? Non lo so. Cioè ce ne sono ancora parecchi in giro. Mi restano 6 pozioni. E niente più Death Rage. Quanti ce ne saranno di questi? Troppi, mi sa. Ah, non ho ancora visto niente, ci sono ancora tre, l'arcidemone e due sarcofagi. Di là sempre non si vede nulla, ma fa presagire che ci siano di nuovo dei mob tipo qua. No, ho bisogno di... Cavolo. Niente. Tutto il calderone è distrutto. Ci proviamo a tornare là. Tanto i primi dovrebbero essere a posto, no? Sì. Questo è un discreto problema. Spero di riuscire ad arrivare alla mia roba più che altro. No, tiriamo giù questi che fanno un danno incredibile. No, senza pozioni è infattibile. Senza un buon numero di pozioni. Fortuna con dei soldi perché qua sennò le pozioni mica si ripristinano a gratis. Quante pozioni ho usato? 3 pozioni ho usato qua, porca, è sempre più difficile. Aia. Ma ce ne sono due che sono volati via. Tipo qua sotto. Mi sa che non posso sperare in aiuto in questo dungeon qua. Niente fontane, niente pozioni. Ma no, ma io avevo cambiato, porca miseria. Ecco perché non li tiravo giù. Ero convinto di aver cambiato in ghiaccio, invece... E invece no. E invece no. E qua dobbiamo di nuovo aspettare. Pausa. Sono
Sono tornato un attimo in città, più che altro per rifornirmi di pozioni. Ho detto mentre aspettiamo è una buona cosa. Ah, qua è bloccato per che cosa? Ok. Se non altro qua c'è un modo per rifullarci. Oddio, qua di nuovo dovremmo fare lo stesso discorso. Allora, io mi ritiro un attimo. Giusto per evitare di morirci di nuovo o di... essere costretto a usare delle pozioni, perché costano 1400 l'una, quindi non avrò soldi infiniti per poter fare tutto. Già fatto? Sembra di sì. È meglio così. Fuoco qua. Saranno dei demoni del fuoco. Speriamo almeno là che ci sia il pezzetto di... Ci serve per... Stiamo sempre qua in modo da poterci ritirare se necessario. Quando inizio a vedere la vita che svanisce troppo in fretta. Tipo adesso. Tanto questi si teletrasportano, quindi male che vada ci vengono qua. Vicini. Ok. Ecco. Una è andata. Un'altra è andata. Allora, teniamoci sempre la strada libera per uscire. Questi sono molto più gestibili che non quelli di prima, perché l'avere il modo per ritirarsi e recuperare vita è fondamentale. Ah, quello si è trasportato là dietro, ma noi intanto ti occupiamoci di questi qua. Di questi piccolini. Ce n'è altri qua? Sì. E è rimasto solo questo che si vuole teletrasportare continuamente. Dove è andato? C'è morto? Mi sa di sì. Stesso discorso qua, mi sa. Ah no, c'è un sarcofago. Quindi so che qua ci sarà il pezzo. Perché si è bloccato? Ci sarà il pezzo di cosa, ma dovremo prima sudarcelo. Quindi allora, prima facciamoci tutto il giretto per essere sicuri di aver fatto tutto. Ok. Apriamo.
Perché fa tutti sti versi? No? Aia. No. No. Ragazzi, volevo proprio arretrare un po'. No. No. Dici? Invece mi sa che sì, perché dobbiamo sconfiggerti e quindi niente. Allora, tiriamo giù questi che mi danno un po' fastidio. Porca miseria, se fa danni. Allora, per piacere. Data, level up, ottimo, ottimo. Ottimo, Arcangelo. Tanto abbiamo di nuovo la Death Rage. Vai, un altro cuoricino perché mi sa che di vita ne avremo bisogno. Non c'era altra roba qua da raccogliere, no? Credo, invece sì, c'era un tipello qua. Ok. Bene, allora adesso andiamo di là, facciamo l'altra metà. Mi sa che verrà lungo anche questo episodio. Nonostante le pause e tutto. Oh, l'altro sarcofago è di là e avremo verosimilmente anche là due wave con il pilastro e un boss dato dal sarcofago. Allora, questa è la prima wave. Che sarà... Boh. Sembra neutra, non c'è nessun colore intorno. Dei golem forse. Ah, ragni. Ok, effettivamente i ragni ci mancavano per ora. Ah. Il problema, vi ricordate che i ragni avevano quel brutto problema di far crashare il gioco. Tutto quando venivamo colpiti dalle ragnatele. Vorrei evitare di trovarci nella stessa situazione. Questi qua erano che facevano crashare il gioco. Dove sono andati gli altri? E gli altri ragni sono tutti finiti qua. Fine? Basta? Erano tutti? Boh, meglio così. Cioè, alla fin fine... È già una buona cosa che non è crashato tutto, che non è imploso tutto. Ok, sì, sarà l'ultimo. Là ci sarà il sarcofago, verosimilmente. Se già ce lo dice poi anche lui. Allora, teniamo il fuoco, perché mi sa che qua ci saranno gli spettri, che ancora non abbiamo incontrato, infatti. Fatemi passare più che altro perché non vorrei essere tagliato fuori dalla mia fonte di vita.
Finendo che così è ancora gestibile, allora tiriamo giù questo. Era l'ultimo? Forse ce n'è ancora qualcuno annidato di qua, eh? No. No, tutti andati, ci manca il boss finale, cioè il boss qua al sarcofago, se tutto va bene. Sì. Altro sarcofago, altro pezzo di pietra. Mi spiace per quella morte. Ah, non posso impedirglielo? Porca miseria. Che cos'è tutta sta roba che sta spawnando? No. Dove va? Adesso bisogna del fuoco. Tira giù anche questi tizi per piacere. No, questo, cioè, questi ultimi livelli qua sono molto più semplici di quei primi tizi che c'erano là. Vediamo cosa sarà poi il mega boss finale. Dove è andato? Ehi! Ah, fa di nuovo la piroetta, si teletrasporta e fa la piroetta di ghiaccio. Via, ok. Aia. Di nuovo la piroetta. Mannaggia quanti cuori perdo per terra. Si teletrasporta, ma ok. Mi sono ballato troppo in fretta perché questo mi sembra bello coriaceo adesso, eh. Porca miseria, che cos'è? Più che altro non riesco a fargli danno in questo modo. Se continua a tirare della roba. No, fatemi vedere. Ok. Uff. Ok. The seals are broken and the gate is now opened. You must walk alone and bear the fate of all worlds on your shoulders. Fight valiantly and fail them not.
What? Ho detto che mi dava una mano. Boh. E il resto della roba qua intorno la tiro giù. No, mi sa di no. Dice solo più arcidemone. E quindi noi ci andiamo. Mi sa che ci vorrà più di mezz'ora. Sì, ma ci stiamo. Adesso facciamo una bevuta. Appena arriviamo alla fontana. Ok. Adesso capire se c'è qualcosa che si attiva o meno qua. No, ok. Fatto tutto. Aspetta, esploriamo un po' l'area. Allora, qua c'è da bere. Ok. Sicuro che sei bloccato la mano, credo. Mannaggia quante vite ha! Ghiaccio. C'era da aspettare, su tutti quei barili sono dei... Aspetta, mi allontano un attimo perché... Mi avvicino un attimo alla fontana. Allora. Poi è anche scudato, quindi... Poi tra l'altro se quelle escono dai barili mi sa che basta presidiare una zona. La ripresa più veloce del West. No, le paperette assassine, no! Niente, non capisco più niente. Se non altro sto abbastanza reggendo il danno. Per ora.
Oh, tutte queste spore, che cos'è? Che cos'è? Sì, siamo pazzi? Siamo pazzi? Ancora, basta, si fa uno scudo, poi c'è l'armatura, poi c'è tutto, le papperette assassine, pure. No, no, i ragni, no, i ragni, no, i ragni fanno crashare il gioco, ti prego, guarda, ci devo dare tutto, ma non i ragni. Mannaggia, siamo giusto a metà. Le mie dita. Via, via, via. Clicca, clicca, clicca. No, dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? E niente. Oh, prima o poi torna. No? Ma quante paperette usa Skull per farsi il bagno? Io uno uso una soltanto, lui ne ha 70. Tra l'altro assassine, cioè delle paperette demoniache. Vabbè, lui è un demone, effettivamente è un demone, avrà delle paperette assassine. Basta sputare dei mostriciattoli così dalla bocca a caso. Aia, aia. No, è vero, sono andato io a casa sua. Tu hai fatto un bel po' di casini qua in giro. Mareo, ma quanto... Sì, ho fatto bene a bere perché qua... Mareo! Dai. Dai, ci siamo quasi. Due fasi. Scusate, ma vorrei ripulirmi un attimo qua da tutta questa gente a caso che mi è arrivata addosso. Tipo, allora, scusate, eh. Scusa, mi è risposto solo un attimo, perché qua c'è un po' di fuoco. Fa un po' troppo caldo per i miei gusti, là. Dai. Oh, ok. Che cavolo di per si fa? Come fai a prenderlo sul serio quando fa questi versi così? Wow. Quanti cavoli di soldi hai sparato là per terra? Ok. Ah, ok, c'è una modalità endless, tipo. Ok. Uff. Cos'è questa? Una carta leggendaria che andrò poi a vedere che cosa... Per cosa sta? Allora, adesso facciamoci un'esplorazione un po' più approfondita perché sa che qua c'è ancora un fracco di gente da tirare giù, eh.
A tre horror gargoyle restano, dice. Solo più un horror gargoyle, che chissà dove è andato a sto punto. Eccolo. Dove vai? Ok. Tutto a posto? Non c'è niente da prendere, sembra. Fine di tutto? Esplorare tutti i meandri per vedere anche di qua cosa c'è, che cosa che c'era, c'era una roba analoga, eh sì, con un altro pozzo di vita. Ho fatto bene a non andare direttamente contro di lui, però almeno così abbiamo avuto modo di avere una fonte di backup là. Altrimenti sarebbe stato molto più complicato, 2 o 3 volte abbiamo dovuto ben bere. Sono state più difficili le orde prima, effettivamente. Qua tutto visto allora. Niente. Fine. Coi fuochi d'artificio. Hey people, Ray! Remember how I said that your deeds will be written down in song? As a matter of fact, we already started preparing something special. We didn't expect you to become victorious so soon, so it's a bit rough. I'm sure this will be a hit in the capital, and the king will love it. He literally cried with joy the last time I sang for him. Anyway, ready or not, here it comes. Ok. E non canta? Ah. Lol. È bellissima. Bella. Thank you.
Questi sono anche dei gossip adesso. My prayers have been answered. The archdemon is defeated. There are no words that can express my gratitude. The story of your deeds is already spreading throughout the land and bringing hope to the ones who saved their lives. But I must caution you, champion. Wrestling with darkness stains the soul, and yours has been marked as well. You walk a righteous path, and heavens love you for that. But hell's fury knows no limits. True evil can never be entirely destroyed, as it feeds on fear, anger, hate, and suffering. Now that you've brought it down, it is already licking its wounds. It is the duty of the champion to never lower one's defenses and always be prepared to face the darkness. For it shall return one day. You can be certain of that. Be ready. You've done it! The king of demons has fallen. And at the hand of my friend, I never doubted you. You can't imagine how happy I am. Maybe now the cows will stop breathing fire and giving sour milk. You should know that I will never forget what you did for us. You've earned a very special place in my heart. Okay. So, the archdemon has been slain. Now that is something truly unheard of. At least I've never heard anything like, which amounts to about the same thing. Congratulations, you are a true hero. However, remember that unlike earthly realms, hell isn't bound by the laws of nature, and its infernal dungeons stretch into infinity. If your spirit is as steadfast as your hand, you can venture deeper still, face more evil creatures, and collect fabulous treasures and powerful artifacts. This adventure isn't over yet. So, the archdemon has fallen. Please accept my congratulations. But also hear this warning. Immortal beings do not succumb to death the way we do. And you must be always wary of their inevitable return. Still, let not this grim truth overshadow this victory. Your actions brought a triumph of light over darkness. And for that, I owe you countless thanks. True strength lies not in arms and spells, but in a steadfast spirit. Without it, no challenge can be tackled. This is what makes you a hero worthy of praise. Your story will be written down and sung. I'll make sure of that as soon as I return to the capital. Bene, e così si conclude l'ultimo episodio di Book of Demons. Vediamo, scusate un attimo, vorrei vedere se per caso... Ah, ok, c'è un complete adventure. Ok. Non c'è dato niente. Se faccio not now cosa succederà? Ok, endless free play mode. Ah, ci sono delle carte ancora da scoprire. Volendo. No, curiosità, qual era quella carta che abbiamo trovato? C'era un identify card. Ah, due ne abbiamo trovate. Questa è una base, che chi se ne frega anche. Ok, vabbè. No, chi se ne frega un Kaiser, questo è molto importante. Però questa qua, che ci ha dato l'arcidemone? Un elmetto. Ah, ma ce l'abbiamo già, solo che la versione leggendaria. Vabbè, ok. Davvero, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti. Buona giornata. E grazie per essere arrivati fin qui.